Spa Marin vi augura il buongiorno e vi presenta Criolipolisi Dimagrimento. In meno di un'ora, meno del 22% circa del grasso trattato. Consulenza gratuita. Info su spamarin.it. Buongiorno da Giulia Mancinelli. È iniziato ieri mattina l'allestimento del cantiere per i lavori di realizzazione della passerella ciclo pedonale in sostituzione dell'inagibile Ponte Garibaldi. I lavori partiranno lunedì prossimo, nell'arco di 10 giorni dovrebbero essere ultimati. Dal posizionamento del cantiere si delinea anche il futuro assetto della passerella, che sarà posizionata più verso il mare all'altezza di via Testa Ferrata. I carabinieri della stazione di Marzocca hanno denunciato un 28enne residente in Sicilia per truffa legata ai finti affitti estivi a Senigallia. Il giovane aveva postato su un noto sito di annunci l'affitto di un appartamento in via 4 Novembre. La vittima purtroppo ci è cascata pagando 300 euro di caparra. Ha scoperto però che l'appartamento non esisteva, di cui la denuncia ai carabinieri. Il Covid, tornano in calo i contagi registrati nelle Marche negli ultimi 7 giorni, sono infatti 400 i nuovi casi di positività contro i 438 della settimana precedente. I ricoveri negli ospedali sono 40, meno 8 in 7 giorni, di cui un in terapia intensiva. In settimana si è verificato un altro decesso che fa salire a 4.432 i morti dall'inizio della pandemia. Dal 15 maggio al 15 settembre prenderà avvio il potenziamento della raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche del lungomare e della ZTL del centro storico. I calendari sono online sul sito istituzionale del Comune di Senigallia. Calcio, la Vigor Senigallia si prepara a disputare i play-off. Domenica c'è la semifinale, i rossoblù ospitano al Bianchelli il Cinzia Albalonga, gara secca con inizio alle ore 16. Se la Vigor dovesse superare il turno, disputerà la finale sempre al Bianchelli il 21 maggio contro la vincente tra Trastevere e Fano. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.